come sapete, in diretta tutte le mattine. Oggi i calcoli epatici, le patologie legate alle infezioni del fegato e del pancreas, compresi i tumori, vengono diagnosticati e anche curati con la chirurgia con un esame endoscopico che si chiama ERCP in inglese oppure CPRE in italiano, insomma sono degli acronimi, cioè lettere iniziali per significare colangio-pancreatografia retrograda endoscopico, un esame di routine, però abbastanza complesso, un esame che si fa per via orale. Per parlare con noi uno specialista, Attilio Maurano, medico gastroenterologo, chirurgo, direttore dell'unità operativa di endoscopia digestiva chirurgica nell'ospedale di Mercato Severino, che è diventato oggi veramente un'eccellenza in questo campo. Dottor Maurano è anche segretario regionale della Federazione CISL Medici della Campania. Dottor Maurano, quando diventa obbligatorio, insomma, questo esame endoscopico? Dopo quali sintomi? Il sintomo principale, buongiorno innanzitutto a tutti gli ascoltatori, il sintomo principale è costituito dall'ittero, cioè la persona che cambia colore diventa gialla. Questo vuol dire che la bile non esce più nell'intestino per emulsionare i grassi, per digerire i grassi, ma viene bloccata dalla presenza di una formazione lidiasica, di un calcolo, oppure purtroppo sempre di più in questo periodo di terra dei fuochi, da tumori delle vie biliari che occludono il passaggio della bile. Quindi il medico di base fa le prime analisi, le prime diagnosi, poi si fanno i test diagnostici e poi ovviamente si Certo, si decide fa di fare questa endoscopia. questa CPRE o ERCP, come giustamente lei ha detto, è un esame che in genere non è un esame, ma è un vero e proprio intervento. Cioè, mentre prima la diagnostica era fatta da ERCP, si è visto che invece conviene fare oggi la risonanza magnetica nucleare, perché attraverso la RMN, che è sicuramente meno pericolosa, è possibile fare le stesse Sì. diagnosi. E allora la ERCP diventa semplicemente un intervento chirurgico di alta specializzazione che serve a sbrigliare la via biliare o a mettere uno stent, un piccolo Sì. tubicino per Sì. Ecco, scaricare la bile. come avviene tecnicamente questo esame? Come i preliminari, come viene preparato il paziente? Il paziente viene sottoposto innanzitutto alla visita di un anestesista perché deve subire una narcosi, deve essere addormentato, da sveglio Quindi non è anestesia possibile fare. generale. Anestesia generale perché consideri che sbagliare un taglio di 1 mm può significare per il paziente la differenza tra stare bene immediatamente oppure doversi sottoporre poi a una serie di altri pericolosi interventi chirurgici. Cioè il campo su cui si opera è veramente un campo molto molto ristretto. E quindi si fa l'anestesia generale perché così il paziente sta fermo. Si può fare con il paziente posizionato a pancia sotto, a pancia in aria, messo sul fianco, a seconda Sì, delle sì. situazioni e delle abitudini del chirurgo. Sì. Però viene intubato, no, viene fatta una sedazione profonda, seguita dall'anestesista. Quindi non è proprio un'anestesia in cui il paziente deve anche subire il tubo per la gola per poter respirare in maniera non automatica. È un'anestesia complessa che deve essere fatta Da un da un anestesista, sì, sì. quindi alle mani giuste. Ecco, qui vediamo nell'animazione il Sì. duodenoscopio. Sì, il duodenoscopio, anzi credo che questa che stia uscendo sia una coledocoscopia, cioè Sì. è possibile fare anche questo. Attraverso questo apparecchio che abbiamo visto, quello più grosso, si veicola un'ulteriore sonda che ha un potere di risoluzione visiva più bassa, ma che invece entra all'interno proprio dell'albero biliare, nel fegato, e veicola una fibra che può essere una fibra laser, come in questo caso, Sì. che serve a disostruire l'albero biliare Sì. che è affetto da un tumore o a Sì. spezzare i calcoli. Sì. Noi abbiamo questa possibilità, siamo stati uno dei primi 20 centri d'Italia che ha fatto la coledocoscopia per orale, Sì. monooperatore. Ecco, qui abbiamo visto prima, come mi spiegava lei, prima di andare e di scendere in diretta, che si vede una biforcazione. A destra il pancreas,
qui invece a sinistra la via biliare verso il fegato. Certo, allora non è proprio facilissimo farle vedere, adesso sì. Scolasticamente è così, però in genere dipende dall'asse con cui si approccia la via biliare. Sì. Diciamo che stanno vicini la via del pancreas e quella che viene dall'albero biliare e quindi di conseguenza è facile andare a finire da una parte certo, piuttosto che un'altra. Non è semplice come l'ho detto no, io. No, non è semplice. Qui invece siamo di fronte al colangiocarcinoma, che è una delle evenienze più brutte, sì, perché cioè, restringe, vede, la via biliare a quel calibro, sì, sopra e sotto questa lesione, e invece viene ristretta da questa bruttissima patologia, sì, che purtroppo se si fa andare un po' avanti non dà scampo. Quindi importante è la prevenzione. È importante la prevenzione, e questo è un altro nemico subdolo, come quello del cancro del colon. La malattia si presenta con un'insorgenza immediata e la persona diventa gialla senza dolore, e questo è un bruttissimo sintomo, perché questo sintomo vuol dire che già è andata avanti. Se sì, sono interessate le arterie e le vene che stanno in quella zona, spesso l'intervento poi chirurgico diventa inutile, uh-huh, e quindi è veramente drammatico, il tempo di vita diventa molto molto più basso. Ecco, quindi è importante sia per il paziente, che avverte ovviamente qualcosa, di preoccuparsi, di farsi vedere subito, diciamo, di farsi diagnosticare subito, ma anche per il medico di famiglia, di accelerare, ah, certo, i tempi. Come in tutta la medicina, prevenire, ecco, è meglio che la curare. La sinergia, ecco, tra i vari momenti. È fondamentale. Medici. Spesso ci arrivano delle persone che arrivano dopo un mese che hanno cominciato ad avere l'ittero. Sì. E questo mese poteva essere un tempo decisamente da risparmiare perché intervenire subito può significare avere anche la possibilità di un intervento chirurgico risolutivo, che in questo caso è lo stesso intervento molto complesso, la cefalopancreasectomia, asportazione, sì, della testa del pancreas, per esempio nei tumori del pancreas, sì, perché con quell'intervento si può avere un'aspettativa di vita abbastanza lunga. Se invece la malattia va avanti si parla di mesi. Ecco, qui vediamo, diciamo, si fa per via orale, ecco, diciamolo, sì, subito, sì, sì, cioè il paziente dorme però attraverso la bocca. È incredibile, perché prima interventi del genere anni fa si facevano io appartengo storicamente a quel tipo vecchio di chirurgia, cioè, sì, in cui si apriva la pancia, bisognava aprire questo pezzo di intestino e poi fare un intervento sulla papilla. Tutto questo durava ore e ore, ma soprattutto il paziente rimaneva in ospedale per mesi, sì, perché bisognava collegare poi un tubicino vicino all'esterno, che si chiamava tubo di Kerr, che serviva a mantenere aperta la via biliare all'uscita nell'intestino, che se no c'erano delle stenosi pericolosissime. E tutto questo comportava che non tutti potessero venire operati. Per esempio i pazienti anziani, sì, gli ultra 95 anni, che noi adesso operiamo con tranquillità, sì, venivano invece, diciamo, non potevano subire un intervento del genere. Ecco, sì, vediamo il percorso. Passiamo sullo stomaco, sì, abbiamo, sì, superato adesso lo stomaco, e nell'acciduodenale, nel duodenum, troviamo questo orifizio. Era interessante vedere che non si fa un esame diagnostico o operativo con una sonda a visione frontale, ma perché la papilla è attaccata a uno dei lati, abbiamo bisogno di un endoscopio che abbia una visione laterale, il duodenoscopio, sì, appunto. Ecco perché è retrograde, insomma. Sì, 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 sì. Cioè, sì, quindi laterale, non frontale come nel gastroscopio. No, infatti quando si scende nell'interno, ecco, quello è il buco della papilla di Vater, si, sì, chiama così dall'anatomico che l'ha descritta per la, sì, prima volta, e vede che attraverso questa uscita laterale si riesce ad andare verso l'alto, che è la via biliare, quella più grossa, invece quella che sta più in basso è la via pancreatica. Sì. Questo nel tutorial è facilissimo, è facile, ma posso assicurare che non è sempre così. È complicato. Sì, nelle giuste allora, questo esame prevede una curva di apprendimento, dicono gli amici americani, almeno di 300 esami, per cui in un centro in cui se ne fanno 200-300 all'anno, una persona che arriva riesce a rodarsi abbastanza velocemente. Io segnalo il fatto che da noi, ringraziando Dio, vengono anche dei giovani endoscopisti ad imparare con grande entusiasmo, sì, perché il futuro è loro, ecco, e quindi vengono ad acquisire questa tecnica. Quindi l'ospedale Fucito, fa parte dell'azienda ospedaliera integrata, sì, con l'Università di Salerno, quindi diamo merito ai nostri universitari, al magnifico rettore Tomasetti, a Mario Capunzo e al, sì, direttore Vigiani, di aver fatto sì che questo sia anche un posto in cui è possibile avere gli studenti e gli specializzanti, speriamo, quando finalmente ci daranno, sì, questo tipo di possibilità. Il professore Capunzo da noi ha già annunciato che l'Università di Salerno, la Facoltà di Medicina, può avere anche subito
diciamo nel giro di un anno, di qualche anno, 40 specializzazioni. Sì. Che non deve essere un sistema per prendere a pochi soldi, gente a lavorare, cioè, ma che deve essere un posto in cui formare i medici specialisti del futuro. Sì, esatto. Qui, sì, qui una delle poche immagini reali, sì, abbiamo preferito sempre le animazioni. Sì. Ecco, ma in questo caso ecco la bocca. La bocca viene bloccata con questo anello di plastica, sì, che è monouso, che serve al passaggio dello strumento. E avete visto che c'è la parte radiologica, c'è l'arco a C, sì, questo in alcuni centri. Noi abbiamo una struttura invece di una sala radiologica dedicata, con delle attrezzature ancora più a potere risolutivo migliore, dell'arco a C, quindi un vero e proprio tavolo telecomandato in cui le immagini sono nettamente migliori. Questo è un cestello di Dormia che serve a catturare i calcoli, cioè, sì, vedete, è contenuto in un tubicino di plastica e si apre poi nell'albero biliare come se fosse appunto un canestrello. Chiudendo questo canestrello si cattura il calcolo dopo che abbiamo aperto però la parete dell'intestino e ce lo portiamo fuori. Ecco, quante persone, quanti interventi fate? Cioè, qual è la incidenza? L'incidenza, allora, per noi che siamo, media, diciamo, siamo un centro di riferimento a livello regionale, noi abbiamo una convenzione anche con alcuni istituti napoletani che ci mandano i pazienti. Quest'anno noi abbiamo fatto circa 200 interventi di via biliare, quindi sì, purtroppo non solo per calcoli, ma molti anche per problemi collegati alle neoplasie. Sì. Gli interventi collegati ai tumori spesso sono solo in interventi di palliazione, cioè sì, gli diamo sì, una migliore qualità di vita per il tempo che gli resta, sì, perché, da vivere. Perché è così letale il tumore al pancreas? Perché, come dicevamo prima, è un tumore subdolo che spesso non dà segni di sé se sì, non quando è troppo tardi. Sì. E quando comincia quest'ittero senza coliche, senza dolore, spessissimo sì, ci troviamo in fase avanzata. C'è una fase avanzata e c'è l'invasione dei vasi, dicevo sì, prima. Quando c'è l'invasione dei vasi, l'intervento purtroppo è inutile perché bisognerebbe asportare delle strutture che non sono asportabili, sì, certo, e quindi è impossibile fare un intervento risolutivo. Sì. Ecco, dicevamo della chirurgia, quindi in effetti l'endoscopista in questo caso è un vero e proprio chirurgo che fa l'intervento durante, vero, in itinere, durante certo, l'endoscopia. Esistono anche degli interventi che facciamo in rendezvous con i chirurghi, ad esempio qua a Salerno, al plesso Ruggi, abbiamo più volte operato insieme al chirurgo laparoscopista che ha tolto la colecisti e che ci ha passato un filo guida, un filo metallico coperto ovviamente di soluzioni idrofile, in maniera che noi poi abbiamo fatto dal punto di vista endoscopico la parte di rimozione dei calcoli nella zona più bassa e il paziente ha risolto il suo problema in un unico approccio fatto insieme dal chirurgo, un vero e proprio rendezvous, tanto è vero sì, che si chiama rendezvous l'intervento. Sì, sì, certo. Ecco, quanto pesa in questi tumori, anche se difficilissimo, siamo sempre a caccia di una, come dire, di una verità, di una soluzione nella come dire, eziologia del cancro. Qui, qua vediamo l'opacizzazione attraverso quel sondino dell'albero biliare, sì, l'immagine che noi vediamo in radiologia, perché questo esame è un esame endoscopico, ma è un esame endoscopico che ha bisogno del radiologo, quindi è endoradiologico, sì, diciamo della parte radiologica che oramai interpretiamo noi, perché l'abitudine a farne e a farne tanti ci porta a sapere interpretare anche le immagini radiologiche, però si vede appunto l'opacizzazione dell'albero biliare, questo sondino che si apre all'interno dell'albero biliare. Sì. Lei diceva quando contano le abitudini di vita e l'intossicazione dell'ambiente. Sì. Ecco, perché, quanto secondo lei pesa? Secondo me tanto, perché sì, l'insorgenza dei tumori è aumentata e sicuramente anche la qualità di vita delle persone che hanno questo tipo di tumori purtroppo è peggiorata, perché aumentando il numero di casi aumentano anche quelli che stanno sì, veramente male e che non possono essere operati. Terra dei fuochi, dicevamo prima, sì, aumento dei tumori anche del colon, sì, è una cosa tremenda, anche in età poi più giovane. Sì. Il tumore del colon è un tumore che in genere era limitato quasi all'età ultra sessantenni addirittura. Invece adesso ci sono trentenni, trentacinquenni che hanno polipi cancerizzati e quindi significa che si è abbassata l'età di insorgenza in parecchi casi, quando non esiste familiarità. Qua vediamo
un calcolo nella via biliare, sì, che si è spostato dalla collicisti, vedete, e sì, è andato a chiudere il condotto della bile. Quindi duodenoscopio. Duodenoscopio arriva alla papilla, la papilla di Vater, sì, famosa, sì, viene incannulata attraverso un filo guida o una piccola sonda, viene fatta un'apertura della papilla per consentire l'uscita del calcolo, perché sì, il calcolo può essere anche di un centimetro, la papilla è di un millimetro, non potrebbe passare mai, sì, potrebbe, certo, passare mai. E quindi noi facendo un vero e proprio intervento chirurgico, vede quello spazio rosa tra, sì, dove sta il calcolo, sì, e l'intestino, quello è lo spazio in cui non bisogna arrivare, quindi basta aumentare il taglio di un millimetro, dicevamo, sì, prima, per cui si possa fare un grosso danno. Quindi, come si può rendere conto, e come si possono rendere conto i telespettatori, è un qualche cosa di particolarmente delicato. Sì. Cioè, c'è prevista una percentuale di complicanze del 5%. Sì. 5% significa anche complicanze che possono arrivare a eventi infausti, cioè la pancreatite acuta necrotico-emorragica. Cioè, anche se il chirurgo fa tutto bene, quando asporta il calcolo e quando fa il taglio, il pancreas si può danneggiare in alcuni casi, per fortuna molto limitati, e si può avere un evento veramente di difficile, sì, trattamento. Sì, sì. Quindi, però c'è da dire che se uno ha un calcolo in quella zona, può andare soggetto tranquillamente lo stesso alla pancreatite. Quindi non è che lasciando il calcolo là dice allora è pericoloso, non mi opero. Si trova, come si dice il detto, sì, popolare, con il bufalo alle spalle, il, sì, fiume, sì, davanti, bisogna scegliere qual è la cosa meno dannosa. Eccolo qui è sì, la sfinterotomia, un taglio della parete, sì, che consente poi di aprire l'uscita del calcolo. Ci sono anche altre metodiche, noi stiamo sperimentando una tecnica che si chiama DASE, cioè la dilatazione assistita dell'albero biliare, si fa una piccola sfinterotomia e poi si mette all'interno dell'albero biliare un palloncino, questo palloncino viene gonfiato, un palloncino di lungo circa 10 cm, metà all'interno della via biliare, metà all'esterno, e questo consente di allargare la via biliare e di estrarre il calcolo senza difficoltà. Sì. Ci ha dato veramente dei grossi risultati questa, sì, tecnica, siamo per pubblicarlo a livello internazionale. Benissimo, complimenti. Beh, qui naturalmente questa tecnica mini-invasiva, che prima era così complicata e anche così disastrosa per il paziente, oggi, ecco perché spiegato perché oggi viviamo oltre i 100 anni in molti casi e comunque superiamo i 90, perché ci sono queste tecniche mini-invasive che consentono agli ultra 95 anni. Certo. Quanti ultra 95 anni ha operato? Diciamo che abbiamo pubblicato lo scorso anno al congresso trisocietario un'esperienza di 40 casi di ultra 95 anni. Il nostro record è un paziente di 103 anni che purtroppo abbiamo dovuto operare, non è che ci dilettiamo a operare le persone anziane. Persone che erano destinate alla... No, la chirurgia tradizionale forse non l'avrebbero sopportata. Non l'avrebbero sostenuta. Perché avevano acciacchi cardiaci, avevano problemi di respirazione, grazie anche al fatto che abbiamo degli ottimi anestesisti che ci consentono di lavorare in tranquillità, riusciamo a fare tanti interventi anche in tante persone anziane.